channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super musicalissimo video. Ebbene sì, perché oggi continua la seconda parte che ci porta alla scoperta di tutte le novità Miracle Tunes che troverete in vendita in da queste settimane in poi. E ieri abbiamo scoperto il Miracle Pod delle Miracle Tunes, anzi vi ho svelato i segreti, tutti i segreti del Miracle Pod, e vi lascio il link sia a fine video che anche qui sopra, quindi andate a recuperarvelo. E invece oggi, grazie a Giochi Preziosi, andiamo a scoprire le nuovissime bambole Miracle Tunes, ovvero la Final Transformation, perché se le avevamo lasciate così, adesso le abbiamo, sono innanzitutto hanno aggiunto le ultime due, ovvero Sofia e Charlotte, ma hanno cambiato anche outfit e oggi andremo a scoprire tutto, anzi meglio faremo anche un versus, ovvero Miracle Tunes, quelle ovviamente le prime, la prima serie, e Miracle Tunes Final Transformation, quindi vi facciamo vedere un po' le differenze che le contraddistinguono. Però prima di cominciare nei commenti fatemi sapere qual è quello dei due outfit vi piace di più delle nostre Miracle, se il classico o quello delle Final Transformation, e ovviamente se non l'avete ancora fatto lasciatemi un bel like a questo video, e se siete nuovi e volete far parte anche voi della Sweet Family iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. Inoltre aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero Instagram e la mia pagina TikTok, e mi raccomando, finché siete ancora in tempo usufruite di tutte queste funzioni che vi dà YouTube, quindi commentare, lasciare like, iscrivervi eccetera eccetera eccetera, quindi ognuno di voi lasciate like, commentate più che potete, perché veramente questa volta si fa sul serio, prestissimo sparirà tutto, ovviamente non spariranno i canali, non spariranno i video, ma spariranno insomma le funzioni che vi facevano sentire vicino a noi, e questo non vale solo per me ma vale anche per tutti gli altri youtuber miei colleghi, da Corin Mantineo a Barbara, a veramente tutti ci colpirà, quindi se cominciate a supportarci anche con un like ciascuno, con i commenti, insomma. E come vi dicevo nei giorni passati, YouTube ci sta togliendo veramente innanzitutto la nostra voglia di creare, ma anche sta togliendo a voi il diritto di vivere con la fantasia, insomma di vivere attraverso i nostri video, non so, di staccare un attimo la spina dalla scuola, da certe situazioni un po' difficili, eccetera. Quindi ragazzi, supportateci più che potete. E detto questo, io direi di teletrasportarci immediatamente nella mia PlayStation per scoprire insieme le nuove Miracle Tunes Final Transformation. Tra 3, 2, 1... music. Ed eccoci qua, Sweet Family, finalmente catapultati nella mia magica e super musicalissima PlayStation. E come vedete qua in pole position c'è già pronta la mia Emily, ovviamente in versione classica, quindi con il suo outfit classico, e poi le due Miracle Tunes Final Transformation che mi ha inviato Giochi Preziosi, e mi ha inviato Julie, che è la mia preferita, e in più una delle due nuove Miracle che si sono aggiunte in secondo momento, ovvero Charlotte. E devo essere sincero, anche Charlotte mi piace un sacco. Però io direi, per fare questo versus, cominciamo dalle confezioni. Quindi mettiamo in da parte la nostra Emily, che poi la riprendiamo in secondo momento. E queste due sono le confezioni delle due, insomma delle due Miracle differenti. Allora, questa qua è della Miracle serie 1. Come vedete già i colori cambiano e sono sull'azzurrino. E ci sono solo le tre Miracle, ovvero Julie, Emily e Jasmine. E poi questa qua è la confezione delle Miracle Tunes Final Transformation. È cambiato il colore sia dello sfondo che della confezione, e ovviamente come vedete qua aggiungono le ultime due Miracle, ovvero Sophie e Charlotte. E sul lato, come nella serie 1, c'è la checklist degli accessori che trovate in allegato con le varie bambole. E detto questo, direi di aprirle e scoprirle insieme.
Ok, sono riuscito a tirar fuori le mie Miracle dalla loro confezione e devo dire, la sincera verità, ogni volta è un trauma perché le legano alla perfezione, però non siamo qui per quello, ma siamo qui per loro, per queste due fantastiche bellezze che io adoro un sacco, soprattutto Julie perché è la mia preferita anche nella serie TV ed è anche la Miracle più espressiva, quella più simpatica, quella che magna un po' come me ovviamente. E la prima cosa che notavo in questa final transformation è che il vestito innanzitutto è di base bianco, uguale per tutte, quando nella, diciamo, nella trasformazione principale ognuna di loro seguiva insomma il suo colore base, tipo Emily aveva il viola veniva ripreso anche nei capelli con queste piccole mesh e anche insomma in tutti gli accessori, calze e non calze. Invece qua il colore che li rappresenta viene solo inserito all'interno del piccolo stemma che si trovano qua a livello del seno. Nel caso di Julie c'è lo stemma della nota musicale, diciamo rosa fucsia, e invece Charlotte ha lo stemma musicale con sfondo giallo e la nota musicale rossa all'interno. Poi ognuna di loro in questa serie Final Transformation c'ha un'arma, insomma uno strumento musicale, uno scettro diverso. E quando nella prima serie avevano lo scettro musicale, insomma questo. Invece in questo caso Julie c'ha questo qua, che mi fa venire in mente un sacco Sailor Moon, perché boh, mi fa venire in mente. E invece Charlotte ha questo strumento. Poi, Julie in questo caso, come nella serie 2, ha il suo porta Miracle Pod, e invece Charlotte non ce l'ha. I capelli sono liscissimi, però l'auricolare in questo caso è uguale per tutti, quando nella prima serie avevano ognuna di loro l'auricolare personalizzata. Una cosa che si nota subito dalla serie 1 alla serie 2, ovvero alla Final Transformation, è che le nostre Miracle non hanno più le calze con le, insomma, con tutti i tasti del piano, e le scarpe sono cambiate, ma sono universali per tutte e 5, quindi bianche con inserti argentati. La cosa bellissima, allora innanzitutto vabbè, l'outfit delle Miracle serie 1, insomma delle classiche, era un pochettino più, diciamo, dettagliato, anche la gonna aveva più strati, eccetera, 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 avevano lo stesso... avevano lo stesso fiocco sul retro, anche loro ce l'hanno, però in questo caso riprende la fantasia argentata della gonna. E che dire, i capelli, oddio adesso mi si è, capelli super morbidi, e questa non c'è nulla da dire perché sono veramente bellissimi e hanno anche un bel po' di sfumature fatte bene, guardate che, cioè, belli lucidi eccetera. Trucco che alla fine è uguale un po' per tutte, per tutte e due. Vabbè, i legamenti sono classici così, braccia che vanno avanti e indietro, la testa che si gira a 360 gradi e il salaio. E le gambe, un po' come le Miracle One, si piegano appena appena per darle un po' quella sembianza seduta. E poi il bacino ovviamente non si piega più di tanto. Che dire, mi piacciono un sacco, mi piace soprattutto il dettaglio della gonna e mi piace anche il dettaglio di vari, diciamo, scettri che tengono in mano. E insomma, le trovate nei negozi ad un prezzo di circa 20 euro e queste cose sono le Miracle Final Transformation. E adesso ritorniamo a noi per i saluti. Dillo tu, Julie. Datemi da mangiare. E rieccoci qua su Real Family dopo aver scoperto le nuove Miracle Toons Final Transformation. Io spero che vi siano piaciute, perché se vi sono piaciute, mi raccomando, lasciatemi un bel like a questo video. E se siete nuovi e volete far parte anche voi della magica Real Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. E mi raccomando, non perdetevi assolutamente nessun video, ma soprattutto usufruite di tutte le funzioni che vi dà YouTube, perché prestissimo spariranno. Quindi facciamo vedere a YouTube chi sono i più forti. Veramente ragazzi, conto su di voi e conto sul vostro supporto. Vi aspetto anche su Instagram e sulla mia pagina TikTok. Io per adesso vi mando un super mega bacio musicale a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico
video! E domani aprirò tutti i regalini che mi hanno fatto alcune di voi in fiera a G come giocare. Quindi vi aspetto perché c'è una sorpresa che è super mega, iper mega bellissima e non me lo sarei mai mai aspettato. Ovviamente anche tutte le altre che mi hanno fatto sono bellissime e vi ringrazio un sacco mandandovi un bacio. Anche a chi non c'era, che ovviamente mi ha supportato con il cuore e con la mente.